21 di marzo, tutti quanti lo sanno, è la festa della primavera. In alcune parti del mondo addirittura è festa nazionale, si chiudono le scuole. Noi abbiamo utilizzato la raccomandazione del ministro di festeggiare l'albero come simbolo della vita e come simbolo della speranza. In questa scuola abbiamo piantato oggi qualcosa come 12-13 alberi da frutta e sono stati scelti alberi da frutta perché non tutti gli alberi che si piantano possono dare risultati ed è importante, un po' come l'educazione, che ogni cosa che si insegna ai bambini possa anche determinare un risultato. Quindi l'albero da frutta è assimilabile come una specie di metafora al lavoro delle insegnanti. Quello che si insegna deve produrre un frutto e il frutto che noi chiediamo che la scuola possa dare ai bambini è il frutto dei valori, il frutto degli impegni che i bambini possono verso il futuro mostrare nei confronti della gente, quindi l'impegno verso la solidarietà ai bambini che vengono da zone più sfortunate, l'impegno nello studio, nella ricerca, l'impegno anche nel rapporto con le famiglie e nello stesso tempo il frutto significa anche l'impegno che le maestre profondono ogni giorno per tirare su questi ragazzini in un certo senso anche nel campo della cultura. Sono stati piantati molti alberi, fichi, susine, limoni, ma più che altro per casualità e per scelta, perché ogni gruppo su circa 1150 bambini ha scelto il tipo di frutto che voleva piantare. Ci sono stati circa un centinaio di maestre che hanno lavorato, quasi un centinaio di insegnanti anche in pensione, con genitori, molti bambini hanno fatto dei canti, il tutto perché oggi ogni bambino tornando a casa possa ricordare, è stata una bella festa, la festa dell'albero, la festa della primavera, l'inizio anche in un certo senso della vita e nello stesso tempo, ripeto, l'albero che dà il frutto, non tutti gli alberi possono dare i frutti, così come non tutti gli insegnamenti possono determinare dei risultati. Noi abbiamo, ripeto, scelto gli alberi da frutta proprio perché i nostri insegnamenti, l'impegno di tanti insegnanti, di tanti bidelli, di tanti impiegati, possa determinare nei bambini il frutto della cultura, il frutto dei valori e il frutto dell'onestà, il frutto della sincerità, perché i nostri bambini sono un po' come certe piante che possono essere messe a dimora e non coltivate, e invece noi ci teniamo che il loro prodotto si veda, ed è un prodotto che sfortunatamente per noi non riusciremo a vedere quasi mai noi, perché i maestri fanno un lavoro in prospettiva, non vedono mai il frutto delle proprie piante.